Buon appetito! appetito! Assaggiamo! Proviamo, Da vediamo se è buono. buono! Viva le tradizioni! Viva le nonne! Faccio un bel bicchiere di vino alla salute! Hi and welcome to Vincenzo's Plate! Oggi siamo a casa della nonna, nonna's house. Today we are making polenta di Abruzzo Way. Nonna, che facciamo oggi? Polenta abruzzese. La polenta è un piatto del nord, it's a dish from the north of Italy. It's a classic dish from north of Italy, but in Abruzzo we love polenta and we have our own style of polenta. Qual è la differenza tra la polenta del nord e quella tua? Il nord è più duro e la nostra è più più morbida, ok, queste sono diverse, però buone tutte e Sì, due. buone tutte e due. Facci vedere con l'aiuto della mamma, che la mamma oggi ti aiuta la mamma, va bene? La tua assistente? Certo. Facci vedere come si fa sta polenta, nonna, che si deve fare? Allora, si prende l'olio, Sì. Abbondante. ecco così, mettiamo Sì. la cipolla e la carota, Tre pezzettini. sì, e lo facciamo soffriggere un pochino. Sì. Adesso prendo la salsiccia. E prendere la costatina e la mettiamo là. La salsiccia intera la metti o... Sì, la mettiamo intera, poi facciamo altri passaggi. Salsiccia di maiale. Sì, perché poi la polenta ci vuole tutto maiale. Buono. Adesso ci mettiamo pure un po' di macinato di maiale. Nice. Pork mince. It's about 500 grams. Adesso mettiamo un altro poco di olio perché mi sembra che ne è pochino. Così. So we have pork ribs, we have pork sausage and pork mince. Adesso mettiamo un pochino di sale. Una manata. Poco, un pizzico. Prendo una bottiglia di pomodoro, quella grande. Mamma, cos'è? Apri la bottiglia. Sì. Il profumo com'è? Homemade Vincenzo's Plate sauce. Tutta? Ma Oh non glielo my god. mettere. Oh my god, look at that. So beautiful. Quando ne devo mettere? Basta, aspetta, fammi vedere. Mamma mia. Basta, Che basta. profumo. Com'è il profumo, mamma? È buono? Buonissimo. Buonissimo. Al sugo ci vuole un po' di sale, no? Sale grosso? Sì. Bello. Quanto tempo lo cucini il sugo, nonna? Un'ora, un'oretta ci vuole. Qui si deve cucinare pure la carne. Il profumo sto sugo. Senti? Mamma mia, che profumino. Adesso dobbiamo mettere un pochino d'olio qua per fare la salsiccia. Mettere la salsiccia soffritta. Italian sausage. Questo è dopo che lo cucino, lo metto in mezzo alla polenta dentro proprio alla teglia. Perché rompi la salsiccia prima che la metti Perché sul sennò dopo gas? non si disfa. Ci ho messo pure un pizzico di vitello, poco. Adesso andiamo a soffriggere questa carne, che dopo lo mettiamo dentro alla polenta e lo mischiamo insieme. E un po' lo mettiamo sopra. Un pochino di sale, così si insaporisce un pochino. Mommy's assistant and nonna is the chef. Working together in the kitchen. So once you start cooking the meat, it won't be ready within 5 minutes. So nonna use two Italian sausages and just a little bit of veal mince.
Adesso questa è pronta, già la carne è pronta. Nonna, ci si mette un pizzico di sale nell'acqua. Guarda qua. Che sale è? Sale grosso, io vado per sale grosso perché col sale fino non ci so cucinare. Mi regolo così. Allora, iniziamo a mettere la farina nell'acqua calda, non bollendo, l'acqua di mais, la farina di mais. E l'acqua non deve bollere? L'acqua non deve essere bollente. La farina ricresce mano in mano, piano piano si mette così. Perché usi la farina di mais? Perché per la polenta ci vuole la farina di mais. So nonna used about 1 liter of water and about 250 grams of corn flour. Come sta ricrescendo il mais dentro la farina, man mano che l'acqua si riscalda questo diventa denso. Diventa denso. Per vedere come si cucina la polenta dovete vedere l'istruzione sul pacchetto della farina e dopo fate cucinare secondo il tempo che ci vuole. Ah, la polenta sembra pronta, nonna, che dici? Quasi. È ancora troppo morbida, la vuoi più dura tu? Però adesso io ci devo mettere un pochino di sto sugo, così vende un po' colorito dentro. Ah, poco poco, bravo, bravo, bravo. Vede? Ah, bello. Vede? Sì, sì. E si insaporisce un po' la polenta. Nonna, allora la carne l'hai messa. Il sughetto ce l'hai messo, ora bisogna provarlo, vero? Adesso lo proviamo, sì. Vediamo se è buono. Vediamo se è buono. Ci metto un pochino di sugo di questo, così. Sì. Metto un po' di parmigiano. Vediamo questo se è cucinato. No, devo fare ancora un pochino perché è un po' troppo lento. Troppo lento? Deve cucinarsi un altro pochino. Oh, still running, so non that's all right. Because needs to be more dense. Buono, saporito è. Però è buono, la polenta non è ancora pronta. Deve stare ancora un po'. Per un pochino. Sì. È un po' troppo molla. Quasi pronto, nonna. Ancora un pochino. Nonna always buys the corn flour from the bakery. She likes it fresh. She buys it fresh. Si prende quello che ci serve. Much better quality. Nonna, è pronto? Sì. Fammi vedere, fammi vedere. Oh, è bello denso adesso. Sì. Questo adesso come se raffredda si indurisce. Buono, quindi facciamo raffreddare la polenta. Certo, un pochino sì. Ma una volta dove lo mangiavate la polenta? Sopra il tavolo spalmato, allargato. Tavolo di legno? Sì. Un tavolo ognuno si prendeva il proprio pezzo. Sì. Capito? Cioè c'era il tavolo di legno, si metteva lì sopra e ognuno intorno al tavolo mangiava il pezzo. Non c'erano. Io col cucchiaio. Col cucchiaio ognuno si mangiava il pezzo, sì. Chi era più svelto ne mangiava di più. Chi era lento ne mangiava di meno. Si faceva sottile sottile. Tolgo la carne dal sugo. E come si fa se no a togliere il sugo? Ma poi si mangia questa carne? Sì. Certo. Buono. Oh my god, this is your main course, guys. You got pork ribs and Italian pork sausage for main course. Così la nonna prende lì. Bye. So that's the sauce and that's the polenta. Ora we are ready to assemble. Ora si impiatta. Si mette un pochino di sugo sotto, mettiamo un po' di parmigiano, così, e mettiamo la polenta, ecco. Poi, qua la polenta, ci si rimette un po' di sugo, così, ci si mette un po' di parmigiano e mette la carne. La salsiccia che ho cucinato a parte. Wow. Eccola. Adesso mettiamo un po' di sugo sotto che impiattiamo la polenta. Un pochino di parmigiano. Adesso metto la polenta. Rimetto il sugo. Metto il parmigiano. La carne con la salsiccia. Metto un altro po' di sugo qua. Fai i piatti più belli.
Li vuoi perfetti questi piatti, nonna? Ma certo, deve essere tutto uguale. Il piatto è pronto. E buon appetito a chi mangia. Nonna, complimenti, brava. Questo è un piatto con cui sono cresciuto, hai fatto crescere tutta la famiglia e spero che potrò farlo anche un giorno ai miei figli, nipoti e pronipoti. Certo, mi fa tanto piacere. Siamo una pizza. So I really appreciate what Mona is doing for us guarda because che she's bello. Showing us a very, very old recipe. People from Abruzzo used to eat this during the war, you know? It was so easy to find corn flour. A poor dish, Però senza tutta questa roba. But no, they didn't used to have sausages, pork solo ribs, farina, only acqua. flour, corn flour and water. Perché And non c'era today, this became a fancy dish. You go to restaurants, you can non pay c'era easily $30 formaggio, for a plate of polenta. Non c'era niente. Now she's a master at making polenta Abruzzo style. If you love what we do, what Nonna does, you know, just please write a comment, subscribe to Vincenzo's Plate. Fate un bel complimento alla nonna e alla mamma per l'aiuto. What can we say? Thank you for watching this episode. We will see you in the next Vincenzo's Plate video recipe. E ora si mangia. Vincenzo's Plate. Ciao. Buon appetito. Assaggiamo. Proviamo, tanto buono. Assaggiamo. Mi piace quando si raffredda un pochino, vedi? A me non piace più caldo. Ti piace caldo? Sembra una pizza. Oh, mamma mia, ricorda che quando buono. È buono. Grazie, mamma. Prego. Grazie di esistere. Speriamo.